Saranno 30 le date della stagione estiva organizzate dalla provincia di Crotone, presentate stamattina nella sala giunta dell'ente intermedio dal presidente Stanislao Zurlo e dall'assessore allo spettacolo Gianluca Marino. Come ha sottolineato il presidente, si tratta di un programma che è stato stilato in poco tempo, visto che il suo insediamento risale a poco più di 40 giorni fa. Rispetto al passato, Zurlo ha indicato una linea precisa. Piuttosto che puntare su grandi nomi ed eventi, si punterà sulla valorizzazione delle realtà locali esistenti per farle crescere. Un richiamo diretto a quelle che sono le nostre origini culturali, gastronomiche, musicali, proprio perché riteniamo che all'interno del nostro territorio ci sono tante tali professionalità, tanti artisti che hanno bisogno solo di essere valorizzati, di essere incentivati. L'assessore Marino ha comunicato che in totale per l'intera stagione estiva la provincia spenderà 85.000 euro, con la presenza soprattutto di gruppi di ethno music provenienti dalla provincia, come gli Antura, con spazio e esibizioni internazionali con balli caraibici e eventi clou come il concerto dei Negrita il 13 agosto a Crotone e la tappa del tour di RTL a Caporizzuto. Con 85.000 euro, comprensiva quindi di IVA, SIAE, diritti a CREA, noi abbiamo fatto, credo, un ottimo programma. Noi siamo della convinzione di pagare poco ma dare qualità. L'assessore Marino poi ha presentato il logo della stagione I Love KR, che accompagnerà tutti gli avvenimenti che si svolgeranno in 23 dei 27 comuni della provincia. E circa 85.000 euro spesi per il programma estivo e circa 40.000 euro rimarranno nel territorio perché abbiamo prodotti, quindi abbiamo gruppi locali, quindi 40.000 euro rimarranno nel territorio.